Cari amici di Radio RCS, pochi secondi per salutarvi e per raccontarvi che vi accompagniamo adesso all'interno dell'Arena di Verona per assistere insieme a noi alla conferenza stampa di presentazione del 98esimo Opera Festival edizione 2021. Siamo curiosi di sapere quale sarà il programma in cartellone per questa estate, ma anche di conoscere quali saranno le norme di sicurezza e tutto quanto serve per poter riaprire il più grande teatro lirico all'aperto del mondo. Con le belle immagini di sottofondo dell'Arena di Verona vi facciamo ascoltare il saluto del sindaco Federico Sboarina e l'introduzione alla conferenza della sovrintendente Cecilia Gasdia. Di seguito le parole di Andrea Diani nel servizio completo andato in onda su Radio RCS. Orgogliosi di questo, come orgogliosi siamo questa mattina di presentare la stagione 2021. Maggio dell'anno scorso, del 2020, data in cui i teatri erano ufficialmente chiusi e non c'era nessuna previsione di riapertura, è bene ricordarlo, Fondazione Arena di Verona, colpita al cuore dalla pandemia, comunicava al mondo il progetto Arena nel cuore della musica, col palco al centro, che voi tutti ricordate, con il proposito ottimistico ovviamente di poter andare in scena nell'agosto del 2020. In realtà andammo in scena prima, dimostrando che Arena di Verona ha incredibili capacità di reinventarsi anche in tempi brevissimi. È passato quasi un anno, ma come ha detto anche il nostro sindaco, siamo ancora alle prese con la pandemia. L'anno che è il 150esimo dell'Aida di Giuseppe Verdi, di cui la prima recita fu data nel 1871 al Cairo, noi avremo per festeggiare Giuseppe Verdi e Aida, in particolare la presenza del maestro Riccardo Muti. Il maestro Riccardo Muti è... venne l'ultima volta, prima e ultima volta, all'Arena di Verona nel 1980. Buongiorno dalla redazione e ben ritrovati con l'informazione locale. Spettacoli, la Fondazione Arena di Verona conferma il 98esimo Arena di Verona Opera Festival 2021, una stagione che vedrà presenti i titoli, le date e i cast stellari originariamente previsti, a partire dal ritorno tanto atteso di Riccardo Muti dopo 41 anni dalla sua unica presenza sul podio areniano. Fondazione Arena conferma per il Festival 2021 la forte volontà di realizzare la propria programmazione nel segno condiviso di una rinascita che coinvolga l'intera città e propone un calendario con regie e allestimenti scenografici grandiosi e immateriali a conferma della spettacolare tradizione dell'Arena e che solo l'Arena può permettersi di creare, ma completamente nuovi e compatibili con le norme sul distanziamento sanitario. Nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, Fondazione Arena di Verona firmerà, come un vero collettivo artistico, 5 nuovi allestimenti più leggeri e meno architettonici rispetto alla tradizione, ma più tecnologici, che vedranno l'utilizzo di spettacolari ed innovative videoproiezioni adatte a vestire l'imponente cornice areniana. Un problema, quello sanitario, che diviene opportunità di rinnovamento interpretativo e che testimoniano infatti l'eccellenza dei comparti areniani che si esprimeranno realizzando in modo collegiale ogni nuovo allestimento. Con grande attenzione al pubblico areniano, che da un anno dimostra il proprio affetto al festival, continuando ad acquistare i biglietti del Festival 2021 con numeri già oggi importanti. Rimangono invariati i cast di Cavalleria Rusticana e Pagliacci, Aida, Nabucco, Traviata, Turandot, Requiem di Verdi, Domingo Opera Night, Roberto Bolle and Friends, Jonas Kaufmann, Gala Event e della Nona Sinfonia di Beethoven, una eccellente parata di grandissime voci che conferma l'Arena di Verona come imprescindibile tappa estiva di ogni appassionato. E infine ai microfoni di Radio RCS il vice direttore artistico della Fondazione Arena, Stefano Trespidi, con cui parliamo proprio di allestimenti. L'Arena dovrà necessariamente cambiare gli allestimenti, che non, quelli annunciati erano incompatibili con le regole di distanziamento sanitario, però cerchiamo di fare degli allestimenti che non rinunciano alla magnificenza, alla grandiosità areniana, molto basati sulle nuove tecnologie. Siamo stati rassicurati anche in materia di sicurezza e di distanziamento sociale, sia per quanto riguarda i lavoratori che gli artisti e naturalmente anche per il pubblico, che si prevede non debba superare le 3.500 unità per ogni spettacolo.
Non poteva non chiudersi in musica la presentazione della stagione lirica 2021. Per info e biglietteria www.arena.it.